è in personificazione della potenza, che lei ha sconfitto il demone Mahishasura, che attraverso questa sconfitta ha rappresentato la vittoria di bene sul male. E infatti noi celebriamo questo non solo per questo, ma solo anche per rappresentare i diritti delle donne nella nostra religione, perché darlo una importanza che loro meritano. Incarnazione dell'energia creativa femminile, Durga è una dea guerriera che combatte le forze del male, solitamente raffigurata con 10 braccia. Questo è una divinità molto importante per noi, nostra religione. Questo facciamo noi ogni anno, questa grande festa per 5 giorni. Noi non vogliamo guerra, noi vogliamo finisca e guerra. Noi vogliamo pace, la pace. Noi preghiamo per tutti. Anche ad Arezzo la comunità bengalese ha celebrato la festa induista dedicata alla dea indiana. È una festa che è per tutti, di qualsiasi cultura possono essere, di qualsiasi religione. È una festa di 5 giorni che dura da quello che noi chiamiamo Saptami, che è il 7° giorno, da Dashami, che è il 10° giorno. Che è una festa, insomma, molto importante, che viene celebrata ogni anno. È la festa più grande dell'induismo. È una festa, come ho detto, non solo per l'induismo, di tutte le religioni, di tutte le culture indistinte. Diciamo che questa festa viene celebrata per portare insieme tutte le culture, per fare una unione di tutte le culture. E lui ci connette con la Dea Durga. Infatti lui stava esaltando la Dea Durga attraverso le sue preghiere, dicendo che deve essere distrutto tutto il male del mondo per creazione del bene. E infatti lui nella nostra religione si chiama Purohit. Purohit, che significa prete divino. Il fuoco distrugge il male e crea la strada verso il bene. Jai Maa Durga ki! Jai Maa Durga ki! Jai Maa Durga ki! Jai!